E buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti. Sono partito, vero? Sì, bene. Ho evitato la figuraccia. Che dire, oggi giornatina abbastanza, come dire, movimentata grazie al nostro caro Elon Musk che ultimamente non perde occasione di stupirci. Fortunatamente ha mollato lì con sto benedetto Dogecoin e si è dato a qualcosa di più interessante, diciamolo. Ovvero la regina delle cripto, Bitcoin. Elon Musk non ha mai nascosto l'essere un fan di Bitcoin perché ha sempre detto che secondo lui il futuro sta nelle cripto, comunque la vede come un metodo di pagamento che in futuro potrebbe essere tranquillamente integrato su larga scala, utilizzato su larga scala, e inoltre la vede anche come metodo di investimento estremamente attuale, molto più innovativo dell'oro, insomma ne ha dette tante a favore, però non si era mai esposto in questo modo come ha fatto oggi, ovvero acquistando direttamente Bitcoin. Ecco, questa è la notizia del giorno, il fatto che Tesla ha dedicato una parte consistente, mi pare che sia quasi il 7-8% della liquidità, aspettate che forse c'era scritto da qualche parte, della liquidità comunque di Tesla, perché come sapete un'azienda diversifica i suoi asset, non ha soltanto liquidi, ha anche debiti, investimenti vari, degli asset che utilizza per la produzione, per la vendita e così via, e poi chiaramente tutto il resto serve per tenere, per rendere profitto all'azienda il più possibile. Solitamente quando un'azienda ha tanta liquidità a disposizione e non gli serve, o la investe ad esempio acquistando startup, andando a fare delle fusioni con altre aziende e così via, comprando macchinari, rinnovando macchinari della produzione, tutte queste cose, oppure li investe in strumenti finanziari, perché chiaramente è sempre meglio che tenerli liquidi. Ecco, ultimamente c'è stata un po' questa moda, tra virgolette, non lo so, se ne parlava molto, diciamo, grazie inizialmente a Michael Saylor, vi ricordate, di MicroStrategy. Lui è stato il primo, di fatto, a dedicare una parte della liquidità della sua azienda MicroStrategy a Bitcoin. Questo è stato molto innovativo per il tempo, perché, insomma, un po' ha cambiato completamente i connotati di Bitcoin agli occhi di molti, ha iniziato a mostrarlo come effettivamente uno strumento di investimento desiderato anche dalle aziende. Cioè, non stiamo più parlando dello speculatore, non stiamo più parlando di colui che vuole investire i suoi 10.000 euro, i suoi 20.000 euro in uno strumento alto rischio e alto rendimento. Caspita, qua stiamo parlando della liquidità di un'azienda, e un'azienda, per definizione, il profilo di rischio non è che può tenerlo troppo alto, perché altrimenti perde tutto di senso. Come abbiamo detto prima, un'azienda investe in strumenti allo scopo, strumenti finanziari, allo scopo di non avere liquidità lì a marcire e a perdere valore con l'inflazione, ma non chiaramente per speculare, per cercare di fare delle scommesse. Ecco, e quindi vedere Bitcoin sotto quest'ottica, caspita, è un messaggio molto molto forte. Finché era solo Michael Saylor, era additato comunque dai detrattori a dire ma sì, quello lì è pazzo furioso, è un fan di Bitcoin, vuol fare un po' di scena e così via. E beh, adesso però la cosa, mi spiace cari detrattori, ma non vale più, perché abbiamo l'uomo più ricco del mondo con una delle aziende più capitalizzate al mondo che ha investito quasi il 10% della sua liquidità in Bitcoin. Questo è un messaggio di una forza, ragazzi, una forza allucinante. Io non so se ve ne rendete conto, al di là dell'hype di oggi, che cosa vuol dire. Cioè, questo vuol dire che potrebbe innescare una reazione a catena. Adesso non voglio fare il mumboy e dire comprate ora, comprate tutti, no, però rendetevi conto di cosa può significare. Cioè, questo è rimbalzato nel giro di un'ora su tutti i media, ma non solo finanziari, tutti i media mainstream in tutto il mondo. E questo per forza di cose genererà, io mi immagino, un'ondata in questa direzione, nel senso altre aziende magari si informeranno, seguiranno l'esempio e vorranno anche loro capire di più, ma sto caspita di Bitcoin, ma allora vale davvero qualcosa? Allora è un investimento sensato? Magari si informeranno, appunto studieranno e diranno caspita, perché me lo son perso fino adesso? Aspetta che ci entro anch'io. Ecco, io mi aspetto una cosa di questo tipo, sinceramente. Io non so cosa ne pensate anche
anche voi. Siamo qui come sempre in live per scambiarci opinioni, quindi ditemi, mi raccomando, anche voi la vostra, perché voglio che ci sia un confronto. Insomma, sarà un fuoco di paglia, sarà una delle solite notizie destinate poi a non far più parlare di sé. Io sinceramente non credo, perché caspita, questa è veramente veramente grossa, non so se ce ne rendiamo conto. Io non lo so, sono ancora sotto euforia, cosa che fa male, perché l'euforia fa sempre male, però stavolta è veramente veramente grossa. Vabbè, basta, teniamo a freno l'euforia e leggo subito le vostre domande, perché voglio sentire i vostri commenti a caldo. Allora, eccoci, qui siamo tutti belli carichi. Domande sul ribilanciamento del portafoglio. Vediamo. Detengo 70% BTC, 20% Ether, 10% USDT. Conviene farlo solo con le volatili o a tutte e tre? Un ribilanciamento verso USDT è un take profit. Con capitali bassi come 1000 euro, va bene una volta al mese? Un futuro video dove spieghi anche con esempi pratici tutto questo sarebbe il top. Guarda, 70-20-10 mi sembra un portafoglio equilibrato, è molto simile al mio, ok? Quindi anch'io più o meno quelle frazioni lì. Ti dico, ha senso secondo me considerare anche la componente liquidità nel tuo ribilanciamento se, come giustamente hai detto tu, vuoi vederlo come un 10% che deve rimanere in liquidità, quindi di fatto un take profit oppure un acquisto nel caso in cui Bitcoin dovesse calare di valore. E ti dico, sul ribilanciamento mensile ti direi che ci può stare, alla fine se tu hai solo tre comparti, non hai neanche un numero esagerato di transazioni da fare, di operazioni da fare, non devi spostare più di tanto, quindi ti puoi permettere anche un ribilanciamento più frequente. Il ribilanciamento meno frequente ha senso se uno ha una parte in CeFi, una parte in DeFi, una parte di qua, una di là, una su, una giù, e allora ovviamente non, cioè, va a finire che ci spendi di più di transazioni che di quello che c'hai da guadagnarci facendo il ribilanciamento. Quindi assolutamente sì. Ciao Luca, ieri ho aperto una posizione long su BTC Futures per 3. Ho venduto oggi a 43k e con il ricavato ho comprato Link. Bravo, hai cavalcato l'onda, eh? Sperando che recuperi la perdita di oggi. La perdita di oggi su BTC. In che senso? Cioè, se hai aperto il long tu hai perso su... No, ok, no, la perdita su Link BTC forse. Essendo un principiante, volevo chiederti un semplice parere sulla mia piccola operazione, se ho sbagliato e nel caso perché. Guarda, io ti dico, se tu hai aperto l'operazione... Adesso non entro nel merito dell'operazione long su Bitcoin, perché è già stata conclusa e tutto. Quella su Link, io ti chiedo, come mai l'hai aperta? Cioè, solo perché l'hai visto in flessione in rosso per oggi, oppure avevi un setup ben preciso? Io spero nella seconda, perché nel caso della prima, lasciami dire, un'operazione un po' frenetica, un po' frettolosa e senza troppe basi solide. Un'operazione speculativa come questa, che penso io sia speculativa, non mi sembra un investimento, va aperta a patto che si abbia un quadro completo di quello che si sta facendo, ok? Quindi l'ingresso, lo stop loss, il take profit, il setup che si sta cavalcando e così via. Mi raccomando, non facciamo errori del tipo di andare appunto ad aprire una posizione così a istinto, chiamiamolo, perché poi lì si sbaglia, non ci sono se e non ci sono ma. Pensi che kebab swap sia uno schema Ponzi, dati i rendimenti a quattro cifre? Guarda, ti dico il mio onesto parere. Schema Ponzi, oddio, dipende da come lo si intende, perché di fatto non credo io personalmente che scomparirà con i soldi che ci sono dentro. Quello no, perché di fatto è un fork di PancakeSwap con aggiunto il loro token, ok? E poi è su Binance Smart Chain, quindi se loro cercano di scammare c'è il buon vecchio CZ che subito li va a stanare, perché la Binance Smart Chain di fatto è sotto il suo controllo, è abbastanza centralizzata e quindi non glielo permetterebbe. Detto questo, è chiaramente un qualcosa di alimentato in maniera estremamente speculativa dal valore del token kebab, che non è minimamente sostenibile. Quindi di fatto mi sento di dire che è un qualcosa, insomma, che non può durare a lungo, chiaramente, un rendimento di questo tipo. Io mi aspetto lo scenario classico, ovvero che il token kebab prima o poi damperà, perché inizierà il momento in cui tutti lo venderanno e basta, e poi magari la liquidità sulla piattaforma retrocede e diminuisce e non se ne parlerà più. Io mi immagino una cosa di questo tipo, non che scompare coi soldi, a dire la verità, perché ripeto, è
su Smart Chain è un fork di PancakeSwap, quindi sotto quel punto di vista lì, ecco, la vedo un po' così. Poi, allora, ciao Luca, puoi spiegare come funziona il cashback di Binance Card? Ma funziona che tu spendi, nel senso utilizzi la Binance Card per fare acquisti, qualsiasi tipo d'acquisto, puoi spendere cripto, puoi spendere euro anche se vuoi, e ricevi il cashback in base a quanti BNB possiedi. Quindi ci sono delle fasce che non mi ricordo, mi pare da 0 a 10, da 10 a 50, insomma, dei livelli, non ricordo esattamente quanti. Ogni livello corrisponde a una percentuale di cashback maggiore. Più BNB hai, più cashback ricevi. E quindi quel cashback ti viene pagato in BNB in quella percentuale sul controvalore euro BNB giusto nel momento in cui tu fai l'acquisto. Basta, tutto lì, e te lo trovi sull'account di Binance. Poi te lo puoi vendere, convertire, lo puoi spendere con la carta, puoi farci un po' quello che vuoi. Ecco. Ciao Luca, sei un grande, grazie. Domanda, che tu sappia, è mai successo che qualche hacker rubasse da un ledger nano? So di persone a cui sono stati rubati fondi, ma per errori umani legati alla pessima gestione del SID, quindi responsabilità dei singoli e non della sicurezza del device. Grazie mille. Guarda, ti dico la verità, che io sappia, no, non so di hack che sono riusciti a bucare di fatto il ledger nano e estrarre il SID in qualche modo. Quindi io so che ci sono delle vulnerabilità note, c'erano forse in passato anche sul Ledger, poi le hanno patchate. Adesso un amico della community, uno di voi, mi aveva linkato, aspettate che se riesco ve lo condivido, un articolo che diceva che hanno trovato una vulnerabilità simile nel Trezor. Aspettate che lo vado a prendere se riesco. Sto andando a scrollare un po' Telegram perché mi era stato mandato qui, però non so dove è finito, mi sa che ho troppi messaggi. E in ogni caso, anche se fosse possibile, chiaramente è difficile, cioè non è alla portata di tutti, non è facile riuscire a esploitare un hardware wallet. E aspettate, che ci sto arrivando. E in ogni caso, sul Ledger, che io sappia, non è mai successo. È successo sul Trezor, ma sempre in laboratori, cioè sono aziende che fanno questo di mestiere per andare a mostrare le vulnerabilità prima che vengano exploitate. Ecco, quindi il discorso è un po' questo. Nel frattempo ve l'ho trovato, meglio tardi che mai. Allora, tac, tac, scusate, ma penso che sia importante e anche interessante da sapere, visto che abbiamo parlato di sicurezza recentemente. Vedete, qui mostra come si fa a estrarre il SID da un Trezor, ovviamente avendocelo fisicamente in mano. Se uno non ce l'ha, non ce la fa. Io vi condivido anche il link, se vi volesse interessare la lettura. Così appunto potete approfondire anche voi. Allora, andiamo avanti. Ciao Luca, grandissimo, ma tu ti fidi davvero a dare qualche satoshi a BlockFi? Non hai paura che scappino con i tuoi fondi? Come ci si comporta con le tasse dei fondi su BlockFi? Guarda, ti dico la verità, io mi fido molto di BlockFi perché vedo che, insomma, come lavorano, i risultati che hanno ottenuto, insomma, sono una banca a tutti gli effetti. Poi, ovviamente, uno può obiettare sul fatto che noi stiamo usando le cripto, stiamo investendo in cripto per uscire, no, un po' dal sistema delle banche, e poi ci ritroviamo di nuovo a dare in prestito le nostre cripto a terzi come se di fatto fosse una banca. Può essere un po' un controsenso, è la verità, potrebbe essere, insomma, stridere un po' con la filosofia delle cripto. Però di fatto uno ha l'opportunità di avere un rendimento interessante sulle cripto che ha, che sui suoi depositi. E a fronte di un livello di rischio che a mio parere è basso, perché ripeto, BlockFi lavora bene, lavora con istituzionali, è un istituzionale di fatto, ha dei piani di crescita molto importanti, c'è dietro Fidelity, c'è dietro Coinbase, c'è dietro Gemini. Poi è vero che il rischio c'è, perché l'assicurazione è sui fondi depositati, loro per generare utile li prestano i fondi, quindi se succedesse qualche cigno nero per cui ci sono insolvenze di massa dei loro clienti, effettivamente non è certo che noi riceviamo indietro i nostri fondi, questo deve essere chiaro. Però, insomma, bisogna sempre soppesare da un lato il rischio e dall'altro il rendimento che un investimento ci dà.
Io lo reputo favorevole, è sempre una mia opinione, sapete, io vi dico quello che penso, non vuol dire che è assoluta verità. A riguardo di questo, della rendita su Bitcoin, io mi ero messo qui una cosa da farvi vedere, perché io vi parlo ogni tanto di cash and carry, non so se avete presente la strategia, come funziona. In sostanza consiste nell'andare a sfruttare lo spread che c'è tra i future a scadenza di Bitcoin e lo spot, il prezzo spot. In questo caso, se volete andare a verificare, potete farlo anche rapidamente, il prezzo del future che scade a fine 2021 è di $50,600, ok? Lo state vedendo qui, immagino, $50,580. Il prezzo spot è di $43,000. Adesso non so se è esattamente come prima, io avevo fatto il calcolo poco fa e di fatto c'era un premium del 18%. Questo cosa vuol dire? Come si può sfruttare? Con il cash and carry, ovvero io acquisto un Bitcoin spot, lo metto su FTX oppure lo acquisto direttamente su FTX, lo uso come collaterale perché FTX ha un collaterale unico per le varie posizioni in qualsiasi coin, lo uso come collaterale e vado a shortare un Bitcoin a 50.600 sul future. Aspetto fine anno, i due prezzi convergono, io mi trovo che lo short ho un profitto netto del 18% in sostanza, sicuro, perché di rischi c'è il rischio di FTX, certo se ci fosse una volatilità tale che lo spread dovesse aumentare a dismisura allora c'è il rischio di liquidazione, però mi sembra una cosa estremamente estremamente remota, quindi non lo so, se qualcuno di voi è un po' più pro, conosce anche queste modalità, sappiate che in questo periodo storico i future anche a scadenza di fine anno, anche quello su Ethereum, guardare per credere, 2041 fratto 1700, fate voi il conto, però viene sempre un 15-16% così a naso, e ci sono opportunità interessanti, sicuramente anche di più, magari del 6% annuo di BlockFi, insomma è una possibilità anche questa, vedete voi. Niente, torno alle vostre domande, ve lo volevo dire perché vale la pena conoscere anche queste cose. Ecco qua, infatti, riguardo alla strategia cash and carry, quale condizione si deve verificare per uscire prima della scadenza del future con profitto maggiore rispetto alla scadenza? Profitto maggiore rispetto alla scadenza è difficile perché deve andare in backwardation, vuol dire che il future deve iniziare a valere meno dello spot, cosa che accade di solito soltanto in bear market. Non penso che sarà facile che nell'anno 2021 in corso, a meno che adesso non iniziamo a dumpare, fare un bear market di 6 mesi, che ci sarà una condizione di backwardation sui future, non credo proprio. Ciao Luke, mi hai fatto innamorare del trading, grande, in particolare di quello automatico. Dopo aver imparato a memoria i tuoi video sul trading automatico, ti volevo chiedere due cose, va bene? Uno, TradingView ha il problema che nel backtesting usa solo minimo, massimo, apertura, chiusura, ma poi gli alert sono real time, quindi il backtesting non è affidabile. Come si risolve? Assolutamente vero, verissimo, il backtesting spesso non è affidabile, in realtà non è affidabile se si utilizza il trailing stop su TradingView, proprio perché lui sullo storico dà per certe queste condizioni. Quindi o si utilizza per fare il backtesting una piattaforma che usa i dati real time, oppure si fa il backtesting con la funzione replay, quindi che si va a vedere in tempo reale l'andamento del grafico e lì allora scatta il trailing stop nel momento giusto e non ci sono gli artifici che dicevamo prima. E altrimenti, ad esempio, Backtrader è un programma open source gratuito che permette di fare backtesting sui dati in tempo reale, però attenzione, è un po' più complicato perché richiede un po' di abilità con Python, quindi non è per tutti. 2. Ho visto che usavi BitMEX con TradingView Hub, ma BitMEX, da quanto ho capito, lo sconsigli attualmente. TradingView Hub con Binance, non M. E poi qua ci siamo persi, purtroppo. Allora, sì, io lo utilizzavo con BitMEX, però si può utilizzare anche, dunque fammi vedere se è ancora così, con FTX, se non erro. No, con Bybit e con Binance Futures. Ok, quindi assolutamente sì. Io ti dico la verità, conviene Binance Futures perché ha le fee più basse,
E adesso ve lo faccio vedere anche a voi, così capite di cosa sto parlando. È un softwareino gratuito che permette di collegare gli alert di TradingView agli exchange per automatizzare i trade. Binance Futures e Bybit, che sono due exchange ottimi, Binance Futures ha fee più basse, quindi ovviamente sui trade più ad alta frequenza conviene sempre. Continuiamo. Dove siamo arrivati? Eccoci qua. Ciao Luca, ho iniziato da poco ad interessarmi al mondo cripto e vorrei approfondire. Buona idea. Non sono tipo da letture tecniche, ma trovo molto utile seguire video come i tuoi, prendere quello che capisco dal contesto e poi di volta in volta andare ad approfondire le cose che mi interessano. Guarda, non fa una piega. Quali sono le tue fonti di informazione preferite riguardo al mondo cripto? C'è qualche altro canale YouTube anche inglese che consiglieresti di seguire? Grazie di tutto. Guarda, ti dico la verità, io principalmente seguo video pochi, a dire il vero. Mi piace molto, ad esempio, ultimamente ti faccio vedere un canale che seguo molto perché mi sono appassionato di DeFi, si chiama Bankless. Eccolo, vedete qua, mi salta fuori sempre nella mia home page. Ve lo consiglio perché effettivamente parla di DeFi e hanno degli ospiti interessanti. C'era andato uno sviluppatore di SushiSwap, Vitalik Buterin a volte ci parla, quindi questo è noioso perché, come vedete, questo dura 2 ore, quindi non è una cosa che ti metti lì e dici, sa, ho 10 minuti liberi, cosa combino? Facciamo che mi guardo un video di Bankless, no, perché è un mattonazzo incredibile. Altrimenti io ti dico, preferisco, visto che anch'io spesso ho poco tempo a disposizione, delle fonti più immediate, come possono essere Twitter, come può essere Reddit, come possono essere i social. Ci sono molti canali Telegram anche interessanti, tematici poi ovviamente, perché ognuno parla di qualcosa di specifico. Io ad esempio su Twitter tendo a seguire molto i progetti, tutti i progetti che conosco e che mi interessa appunto seguire e di cui voglio sapere. Seguo anche dei trader, anche se ovviamente non è giusto seguire un trader nel senso di voler vedere quello che fa per imitarlo, però seguire i trader è utile per imparare magari qualcosa da loro senza copiare le posizioni e senza farsi influenzare. È un po' complicato e ti dico meno, perché non mi piacciono molto, le testate giornalistiche, perché tendono a fare un po' troppa cacciara, un po' troppo clickbait e a scapito poi della qualità dell'informazione, quindi non le apprezzo più di tanto. Però ripeto, social, video di settore, le cose di settore, e soprattutto Twitter è una manna, perché poi tutti è un canale ufficiale da parte di molte piattaforme per rimanere sul pezzo con i loro sviluppi. Ciao Luca, per la questione privacy, cosa ne pensi di utilizzare il CoinJoin di Wasabi Wallet quando preleviamo BTC da Binance e poi dopo spostare da Wasabi Wallet all'hardware wallet? Ho visto che su Wasabi è supportato solo il Cold Card Wallet. Cosa ne pensi di questo hardware wallet? Guarda, Riccardo mi aveva detto che era uno dei più sicuri in assoluto, quindi sicuramente io mi fido. Riguardo a quello che dici tu, sì, si potrebbe fare. Tu di fatto ergi un muro di privacy, alzi il livello di privacy tra la tua transazione da Binance a CoinJoin a Wasabi, per esempio, e da Wasabi poi al tuo ledger. Insomma, è una cosa separata e quindi sicuramente la privacy c'ha solo da guadagnare. Ciao Luke, ho sbloccato da 15 minuti i token SFP dal wallet, ma non li vedo più. L'hai fatto l'airdrop? Sai dirmi qualcosa? L'ho fatto, però non ci ho guardato ancora. Oggi non l'ho aperta l'applicazione. Oggi è abbastanza un delirio, non ho avuto tempo di guardare i token. Tra l'altro io avevo partecipato anche al launchpad, non ho neanche visto com'è finito. È da vedere. Allora, ciao Luca, volevo chiederti come mai da un po' di tempo non sono più in grado di svincolare i miei BNB dalla sezione Earn. Infatti non vedo più la scritta risparmi flessibili come le altre volte, come con le altre coin, ma vedo BNB Vault. Volevo quindi chiederti come mai questa situazione, come possa fare per svincolarli. Allora, tu dove li avevi messi? Cioè in quale prodotto li avevi messi? Perché dipende tutto da quello. C'erano tanti prodotti con BNB. Ti consiglio una cosa, magari scrivi un messaggino su Discord, sul nostro Discord, così ti aiutiamo in maniera più specifica. Ci mandi magari qualche screenshot, qualche cosa in più e riusciamo ad aiutarci meglio che qua in live.
Ciao Luca, volendo fare un piano di accumulo, esistono modi che automaticamente acquistino varie cripto invece di comprarle manualmente una a una? Guarda, io avevo parlato di un exchange che si chiama Bitpanda un po' di tempo fa, Bitpanda, eccolo, e in sostanza qua sopra c'è una sorta di ETF sulle cripto. Dunque, si chiama Bitpanda Crypto Index e in sostanza c'è il top 5, top 10 e top 25 che ti va già a diversificare su queste coin facendo un ribilanciamento automatico ogni mese. Molto, molto interessante, molto bello. Tra l'altro è un servizio che si appoggia a VanEck, MVIS, che è appunto una compagnia spin-off di VanEck, che è uno dei maggiori, insomma, nomi a livello di ETF sugli indici, soprattutto sui mercati un po' particolari. Quindi sicuramente può essere una valida alternativa. Dunque, ciao Luca, pensi che Apple acquisterà BTC? Bella domanda, bella domanda. Fai una domanda che veramente fa riflettere. Non lo so. Io non so quale sarà il prossimo passo adesso, sinceramente, dopo Tesla. Probabilmente non sarà l'ultima, anzi sicuramente. Da lì a dire che l'acquisterà Apple, caspita, cioè sarebbe una cosa allucinante, non ci voglio neanche pensare. Io per ora penso, sto coi piedi per terra e penso di no. Poi vediamo, ci sarà tempo. Ciao Luca, tutte queste criptovalute sono molto affascinanti, ma faccio ancora fatica a collocarle concretamente nella società odierna. Ci sono degli esempi reali applicabili in cui aziende, società o attività di qualsiasi tipo le utilizzano? Perché oltre che un loro utilizzo reciproco nel mondo cripto, faccio fatica a trovare esempi al di fuori di esso. Mi sembra di investire un po' in cose fantascientifiche. Grazie mille. Guarda, pertinentissima questa domanda, secondo me. Non lo so, io la giro a voi, amici. Cosa dite? Rispondete, provate a dire un utilizzo concreto delle cripto al di fuori del mondo cripto. Io do la mia risposta. Allora, ovviamente è una forzatura, secondo me, fare un ragionamento di questo tipo, perché sarebbe un po' come dire, non lo so, utilizzare un treno fuori dai binari, una cosa di questo tipo. E quindi io credo che non ci sia tanto da concentrarsi sull'utilizzo delle cripto fuori dal mondo cripto, se è possibile o no, perché altrimenti si va a finire in due categorie, secondo me. Una è l'investimento e una è l'utilizzo delle cripto per fare acquisti, che però vuol dire convertirli in euro. Quindi anche quello è un utilizzo, secondo me, poco concreto, poco tangibile. Qui dicono in Nigeria e Venezuela le usano perché la moneta locale si svaluta. Esatto, qua si parla di investimento. Qualcun altro giustamente dice Tesla proprio oggi ha detto che si compreranno le auto con BTC, si spendono BTC. Ecco, in questo caso magari non si convertono neanche in euro, perché Tesla comunque è interessato ad avere BTC. Però in realtà io penso che, visto che ti deve fatturare l'acquisto dell'auto e in Italia non si può attualmente fatturare con controvalore Bitcoin, io penso che di fatto questo voglia dire poi venderle in euro. Quindi è un po' questa la cosa. Comprare arte digitale, qualcuno dice giustamente. Esatto, però ecco, secondo me questo è ancora, in realtà è un po' un ponte questo, come anche il mondo del gaming, perché l'arte digitale è vero, è tutta su blockchain, però ci sono già delle mostre, ci sono già degli eventi che quindi fanno da ponte poi tra il mondo della criptoarte e il mondo reale. Lo stesso anche il gaming, secondo me, perché ci sono dei videogiochi che di fatto permettono di acquistare degli asset digitali su blockchain, e questo si integra, chiamando il videogioco il mondo reale, che di fatto non è su blockchain, però si integra con la blockchain. C'è anche Pornhub, qualcuno dice, esatto, è possibile acquistare un fantastico abbonamento su Pornhub Premium. Purtroppo non ho il referral link da darvi, se no ve lo darei molto volentieri. E insomma, è vero, supply chain e tracciamento, qualcun altro dice, esatto, anche quello è un utilizzo che mette insieme appunto la supply chain, la logistica, col mondo blockchain, e registrando tramite timestamping, tramite registrazione dati su alcune apposite blockchain. Anche la notarizzazione, volendo, mi viene in mente adesso. Ci sono molte aziende che notarizzano documenti su blockchain, perché la blockchain è immutabile e può avere quindi validità legale in tal senso. Insomma, si capisce, secondo me, che siamo all'inizio, siamo ancora molto indietro. La cosa
sulla quale c'è da puntare di più, io penso che sia l'espandere la tecnologia blockchain, le sue possibilità d'uso. Io penso sempre alla DeFi, perché io penso che la DeFi sia una delle massime espressioni della blockchain. Però espandendola, pensate se si potesse integrare coi sistemi bancari tramite le API, ad esempio, non lo so, si potesse creare un ponte tra il sistema bancario e la DeFi. Cioè, sarebbe un'interconnessione pazzesca del mondo finanziario vecchio con quello nuovo. Renderebbe anche quello vecchio più programmabile, più integrabile e parte di un ecosistema più decentralizzato, di fatto. Beh, insomma, secondo me nel giro di qualche anno vedremo cose che adesso neanche ci immaginiamo. Mi sento di dire questa cosa. Bella riflessione che hai scatenato, bravo. Allora, Safe Pal to the Moon, come sta andando? Adesso me lo vado a vedere, mi state mettendo hype. Se Elon Musk comprerà Cake, io ci metterò a casa. Adesso non esageriamo, che comprerà Cake. Mi sembra un po' un passettino un pelino lungo, passare da Bitcoin a Cake. Ciao Luca, sei diventato ricchissimo con il bump di BTC? Eh sì, adesso devo per forza... Quando esce il Cybertruck? Nel 2022? Mi sa che mi toccherà prenderne uno per ringraziare il buon Elon. Ciao Luke, sempre puntuale. A parte gli scherzi, a proposito dei progetti su Polkadot, potresti fare un video su Akala? C'è molta confusione sui reward, sul periodo di staking dei DOT, eccetera. Va bene, guarda, ti dico, quello è uno di quelli che mi piace di più in assoluto, quindi avevo già intenzione di farci un video dedicato. Pensavo più avanti, però vediamo, insomma. Anche perché in questi giorni volevo fare, se riuscivo domani, il come investire 100.000 euro nelle cripto, sapete la serie, no? Siamo partiti da 1.000 e voglio arrivare a 1.000.000, e voi direte, ma chi ce l'ha 1.000.000 da investire in cripto? Ovvio, però non è per, ovviamente, che bisogna avere 1.000.000, ma è soltanto per capire quale, secondo me, la differenza, no, nell'investire una somma rispetto a un'altra nelle cripto, che di per sé è un mondo che sembra ad altissimo rischio, ma si può approcciare in diverse maniere, appunto gestendo il rischio, si arriva sempre lì. Comunque, e l'altro su Kraken, che ho visto che vi interessa, e di fatto non ho ancora fatto il tutorial di Kraken, l'ho fatto quasi di tutti gli exchange, perché io non l'ho mai usato, però è ora di redimermi, ecco. Ciao Luca, aiutami tu, ho un sacco di alti in portafoglio, che fare? Prendo profitto per poi rientrare, grazie. Lo so, mi stai perculando, lo so che stai facendo apposta a farmi questa domanda, perché sai già come ti risponderò. Allora, innanzitutto, perché hai tutte quelle altcoin in portafoglio? E seconda cosa, perché mi stai chiedendo a me se devi prendere profitto per poi rientrare? Me lo dici? Perché le hai comprate a caso, forse? Ecco, allora fai un passettino indietro, cerca di capire cosa stai combinando e perché, e poi rifletti e prova un po' a fare una strategia un po' meglio definita. Ecco, facciamo così. A quando il Draghi coin? Adesso vediamo se il nostro Draghi si dà a fare un ICO magari per ripagare il debito italiano, chi lo sa, vediamo cosa combina. Ciao Luca, ho preso in prestito FTT USDT con leva 14, il giorno dopo ho restituito a 16, perché non ho il saldo aggiornato? Credo di non aver capito, cioè hai aperto un long in leva e il giorno dopo ho restituito a 16. Non lo so, facciamo così, facci capire un po' meglio su Discord anche tu, ok? Puoi guardare per favore Aave, Dot e Near, grazie per del lavoro, non manco in neanche un live. Bravo, grandissimo, e ti sei meritato che andiamo a guardare il grafico. Allora, partiamo da Aave. Poi ovviamente, io non ve l'ho detto perché ormai è scontato, tra poco andiamo a vedere bene tutti i grafici di Bitcoin, che ha fatto nuovi massimi, più gasato che mai, e anche delle altcoin, perché insomma oggi hanno fatto un po' un ruzzolino, però questo non toglie che insomma sono quasi tutte ancora ben messe con strutture rialziste. Partiamo da Aave. Se riesco a selezionarlo. Ecco, ok, ce l'abbiamo fatta. Allora, Aave purtroppo è un po' intoccabile come grafico, perché è iperesteso. È iperesteso, ma tanto. Cioè, guardate che roba, guardate che grafico che sta facendo. E a me spaventa. Io andare a pianificare posizioni su un grafico del genere, sì, mi spaventa. Ti dico, c'è l'opportunità, volendo, di una posizione intraday molto aggressiva, ad esempio, sull'approccio con questo pool di domanda? Tac, qua sopra. Una cosa di questo tipo, tac.
e però ovviamente, ripeto, è un trade intraday, quindi da valutare come tale. Esempio, se andiamo a fare un break da qua, si potrebbe fare una situazione di questo tipo, tenere questo come possibile livello di profitto con stop loss qua sotto. È un setup anche questo, vedete voi. Però ripeto, come invece setup su un time frame più di medio periodo, non lo so, mi spaventa un po', perché vedere un'estensione del genere senza un ritracciamento, preferirei entrare dopo che, appunto, dopo che ritraccia, dopo il costrutto di bottom a fine ritracciamento. Per ora non è il mio approccio ideale, ecco. Ci vedo solo posizioni speculative del tipo buy the dip, visto che comunque è in FOMO mode, buy the dip con il take profit annesso. Questo un po' è quello che vedo su Aave. Poi cos'altro avevi chiesto? DOT e NIR. DOT BTC, andiamolo a vedere, eccolo, è qui che sta lottando contro i massimi, sta lottando contro i massimi, vedete, tac tac. E dunque esiste un'area che, tra l'altro, guardate, l'ha anche pescata recentemente, l'area che va tra 38.500 e 41.500 satoshi su Bitcoin, ovviamente, e di fatto questa è una papabile entry area, ma ti dirò di più, una e una due e una tre sono tre papabili entry area. Qualcuno mi dirà, non ci tornerà mai lì giù, però di fatto qualcuno se la sentirebbe di prendere posizione ai massimi sotto, appena sotto la resistenza pari al massimo storico? Personalmente no. Quindi o si attende il break confermato, quindi la presa anche della liquidità sopra ai 6.000 o ai 60.000 satoshi e poi il retest nel pool, prima cosa, o altrimenti, ripeto, l'accumulazione sull'eventuale ritracciamento che ci sarà. Stop loss qua sotto o qua sotto e passa la paura. Si ha una posizione costruita sul medio termine, perché abbiamo un entry spiattellato qua sopra e uno stop loss facciamo qua sotto, e quindi poi la si lascia correre insieme all'eventuale uptrend che ci sarà. È una posizione di ampio respiro, non sicuramente aggressiva. NIR BTC. Allora, dunque, che cos'è tra l'altro NIR? L'ho già sentito da qualche parte, ma non mi dice niente. Non è male neanche questo grafico, perché ha fatto un bottom molto piatto, molto schiacciato qua giù. Poi lo ha rotto a rialzo, perché di fatto, andiamo a vedere il settimanale, secondo me qui è d'aiuto, vedete, infatti è così. Abbiamo questo livello e questo livello che in sostanza vanno a contenere un'area di liquidità che attualmente funge da pool di domanda. Facciamola magari un po' più breve. Io vi dico, anche se non vi interessano le altcoin, faccio un piccolo inciso, io le analizzo sempre quelle che mi chiedete, perché io credo che può essere utile anche ai fini di individuare i setup, di capire meglio come funziona domanda e offerta nel trading in generale, anche a chi magari non segue NIR, perché altrimenti insomma, ovvio che è una coin estremamente specifica che pochi magari utilizzano nei propri trade. In ogni caso, ripeto, questa è l'area di domanda che attualmente funge da sostegno principale, quindi la si può di nuovo utilizzare eventualmente nel caso ci fosse un flash dump che va a pescare proprio lì sotto. In tal caso si può decidere o di mettere lo stop loss nel caso di chiusura poi di qualche candela giornaliera, 2 o 3 oserei dire almeno, sotto al livello stesso qua, oppure addirittura sotto i minimi se uno vuole una posizione accumulativa, dipende sempre dallo scopo della posizione che andiamo ad aprire. Bene, me le salvo. Procediamo. Ciao Luca, questa l'abbiamo già letta. Dove siamo finiti? Ciao Luca, eccola qua. A proposito di diversificazione, potrebbe essere una buona idea tenere una parte di liquidità in USD o USDC? Ti dico la verità, io preferisco nell'utilizzare la DeFi, la CeFi, tutte quelle piattaforme dove devo detenere stablecoin, detenere USDC. Perché di fatto è regolamentata, è più trasparente, insomma non ha quei difetti che ha USDT, lo sappiamo. Nonostante io non sia uno di quelli che temono l'apocalisse con USDT, lo sapete, però io se posso scegliere di non usarla, diciamo che non la uso molto e sono molto contento di farlo, quindi ti direi di sì. Laddove è possibile io utilizzerei USDC o BUSD. Quella di Binance, perché anche lei è regolamentata sempre da Paxos, mi pare.
o da Circle, non mi ricordo, USDC da Circle, BUSD forse da Paxos. Ciao Luke, utilizzi qualche programma specifico per avere sott'occhio tutti i tuoi cripto investimenti? Le percentuali di guadagni, quelle di perdita, eccetera, eccetera. Guarda, io utilizzo un Excel proprio perché io mischio molto DeFi, CeFi, trading, una roba e l'altra. Quindi sarebbe una forzatura andare a utilizzare uno di quei software che già esistono, perché purtroppo manca un programmino fatto bene, no? Che comprenda un po' tutte le possibilità che ci sono. E quindi io, ahimè, mi vado ad alimentare a manina il mio Excel, un po' da boomer, però è la soluzione migliore. A me l'idea di poter comprare una Tesla Model 3 con 1.3 Bitcoin piace tantissimo, e pensare di risparmiare Satoshi in benzina, vero? Guarda, anche a me piace l'idea, ti dico. Vediamo quanto costerà il Cybertruck in BTC, poi tutti in Cybertruck, alla prossima crypto conference ci troviamo tutti in Cybertruck. Ciao, volevo sapere se hai mai sentito parlare di Pizza Finance. Sì, ne ho sentito, come ho messo i soldi in un pool e in 3 giorni ho fatto 1x2 di farming e il token ha fatto 1x3, quindi fai un po' te. Adesso ho paura di lasciare sopra i soldi perché potrebbero hackerare il codice. Tu la ritieni una piattaforma sicura o a rischio più di altre, eccetera, eccetera, eccetera? Allora, guarda, io ti dico la verità. Prendi kebab, mettilo sotto steroidi e ottieni pizza. Poi oltre a pizza ce n'era anche un altro, mi pare. Ovviamente sono quelle cose iper speculative, cioè quando abbiamo fatto il, non so se vi ricordate, no? Abbiamo parlato di come investire 1000 e 10.000 euro. Abbiamo detto ci può stare quella piccola punta di gambling, che può essere da un lato l'acquisto di un altcoin a caso, no? Di cui abbiamo fatto la ricerca e che ovviamente è small cap e tutto, quindi la scommessa, ok? E dall'altro ci può stare giochicchiare con queste piattaforme di DeFi con un minimo capitale, che è l'equivalente gambling del mondo DeFi, però sapendo che non è una piattaforma su cui investire a lungo termine, perché non è sostenibile. Io credo, ripeto, essendo anche lei su Binance Smart Chain, credo che non abbia convenienza a scammare, inteso come sparire con la liquidità di tutti. Credo che non accadrà, perché CZ li va a prendere tutti uno dopo l'altro. Però ovviamente, cioè, si basa tutto sul valore del token, il token pizza, come il token kebab, che poi li metti insieme e fai la pizza kebab, non lo so. In ogni caso sono tutti questi rendimenti sono unicamente alimentati da questo, cioè non ci sono dei fondamentali che li giustificano, quindi di fatto non sono destinati a durare, sappiate questo. Se si vuole giocare con queste piattaforme si può tranquillamente farlo con un capitale, ripeto, di play money, però attenzione, non pensate di holdare il token kebab, il token pizza, o di lasciare i fondi lì per 5 anni ad aver quel rendimento lì, perché, cioè, insomma, BitConnect, spostati con questi rendimenti, è veramente impensabile. Ciao Luca, complimenti, oggi ho aperto account su FTX col tuo referral. Bravo, ben fatto, grazie, grazie mille. Cosa ne pensi di Aave? Solo cose buone di Aave, ottima piattaforma, è un pilastro del mondo DeFi, sempre innovativa, con un sacco di liquidità all'interno, che dire, non si può dire niente di non bello su Aave. Tra l'altro ha introdotto i flash loan, insomma è pionieristica, però adesso è difficile utilizzarla perché le gas fee sono un pelino alte, non so se avete provato. Allora, come comportarsi a livello fiscale per il farming su PancakeSwap? Chiama il commercialista, chiediglielo. Guarda, ti racconto una cosa che fa molto ridere, l'avevo scritto anche su Facebook. La settimana scorsa ero andato dal commercialista e gli ho detto: ascolta, ma cerchiamo di sistemare un po' le mie rendite da DeFi, no? Come faccio a dichiararle? Come possiamo fare? Mi fa: sì, DeFi, dunque vediamo, spiegami un po' come funziona, così le inquadriamo da qualche parte. E io gli ho detto: sì, guarda, te lo spiego subito. Allora, in sostanza c'è questa piattaforma, no? SushiSwap si chiama, tu metti liquidità, ti dà il token Sushi, poi vincoli Sushi e ti dà X Sushi, così guadagni ancora più Sushi. E lui tipo è rimasto in silenzio, mi fa: cos'è, una super cazzola? E no, alla fine, di fatto, scherzi a parte, è un rendimento come se fosse un peer-to-peer lending, per farla semplice, quindi è da trattare alla stessa maniera.
Ciao Luca, no, questa è la Biancialetta, ti seguo da un mesetto e questo è il mio primo commento, intanto ti faccio i complimenti per il bel lavoro e io ti ringrazio e ti do anche il benvenuto nella nostra community e nelle nostre live. Vorrei reinvestire una somma, 3K, distribuendola in 5-6 alt, tra le più importanti e man mano che sale di valore una spostare la somma su quelle restanti. Ti sembra una strategia troppo rischiosa? Allora, guarda, ti dico, dipende da varie cose, dipende dal tuo capitale totale, dagli altri investimenti, dal livello di rischio che tu vorresti assumerti, ok? Da varie cose, insomma. Tu vedi se per te questi 3K sono una parte importante del tuo portafoglio, allora forse non starei a distribuirla in 5-6 altcoin così un po' a casaccio. Se ha una play money ci può stare invece dire ma sì, compro qualche altcoin, altrimenti non lo so, il mio consiglio è di farsi una strategia un po' più orientata a lungo termine e quindi con il ribilanciamento anche magari. Uno dice sì, voglio investire in qualche altcoin perché ho i miei motivi e poi ogni tot ribilancio per avere un portafoglio equilibrato. Domanda bonus, ci spieghi cosa si intende per dominance e grafico della stessa? Allora, la Bitcoin dominance che guardiamo molto spesso è la percentuale di capitalizzazione totale del mercato delle cripto occupata da Bitcoin. In questo caso oggi è al 63%, quindi significa che, possiamo anche andare a vedere i dati, significa che abbiamo un Bitcoin capitalizza 802,369 miliardi, la capitalizzazione totale è 1 trilione 300 miliardi e 802 miliardi equivale al 63% era di questo totale, quindi questo è un po' il senso. Perché esaminiamo il grafico? Ma perché semplicemente ci dà un'idea, un agglomerato, no, dell'andamento di tutte le altcoin, perché di fatto pesa tutte le altcoin per esclusione, pesa Bitcoin, tutto il resto sono le altcoin in percentuale, e ci dà un'idea di come si sta muovendo Bitcoin rispetto alle alt, quindi è un messaggio molto importante perché ci fa capire, cioè la domanda da farci è questa: stanno performando meglio le alt o Bitcoin? E questo ci aiuta a capirlo anche con discreta velocità, perché possiamo esaminarne il trend. Come vedete, quando c'è un trend decrescente significa che Bitcoin perde terreno sulle alt, quindi le cosiddette alt season, no? Abbiamo le altcoin che vanno più veloce di Bitcoin, quindi ci sta esporsi alle altcoin per motivi speculativi. Al contrario, quando la dominance è in uptrend, allora non ci sta più tanto esporsi in altcoin a scopo speculativo. Perché? Perché performa meglio Bitcoin, quindi tanto vale aprire una posizione long su Bitcoin o short che sia. E quindi in definitiva il senso è questo: dobbiamo capire il prima possibile quale delle due categorie di asset performa meglio al fine di esporci o meno. Io utilizzo le tre medie mobili 9, 30 e 100 giornaliere per farmi un'idea di questo, quindi quando vedo la dominance sotto la EMA 30 ad esempio e la EMA 100 vuol dire che è in downtrend, e in particolare se la EMA 30 e la EMA 100 sono incrociate a ribasso e la EMA 9 e la EMA 30 sono incrociate a ribasso, è la classica analisi alle medie mobili, no? La trend analysis. In questo caso si ha un downtrend della dominance, quindi maggior forza per le alt, e quindi ci sta in questo periodo, in questo momento, esporsi un pelino di più in altcoin, quindi dire ma vado a cercare la posizione su Ethereum, su Chainlink, speculativa, ok? Questo è un qualcosa che ha senso se si osserva un'operatività speculativa. Quando al contrario inizia ad indebolirsi, allora io mi espongo sempre meno, perché non voglio essere esposto a un asset class che performa peggio di Bitcoin. Questo per chi opera su alt BTC è praticamente d'obbligo. Per chi opera su alt USD, secondo me anche, perché di fatto se la dominance è in rialzo e le alt sono meno forti di Bitcoin, che senso ha andare a operare su alt USD quando si può operare su BTC USD ottenendo un trend più forte? Secondo me nessuno, quindi questa è un po' la mia risposta. Non so che dire, in questi giorni ho una confusione che non so spiegare, è troppo. Bene, allora bisogna fare un paio di giorni di vacanza dalle cripto, schiarirsi le idee e poi, che dire, ritornare più sul pezzo che mai. Ho mandato tutti i miei risparmi su Binance, non voglio perdere il treno. Scherzo, continuo il classico noioso pack. Bravo, bravo, perché mi stavi già triggerando, parlando di perdere il treno. Voi sapete come farmi incazzare, quindi non fatelo, non fatelo.
No, scherzo, ovviamente, siete sempre liberi di dire quello che volete, di fare le domande che volete. Qui si scherza molto. Ciao Luca, per ovviare ai crash delle piattaforme exchange, quale piattaforma app con API ritieni possa essere interessante? Ho trovato CryptoWatch. Dunque, ce ne sono varie, però non le ho mai usate io in prima persona perché uso direttamente gli exchange. Quindi purtroppo non ti so aiutare, mi dispiace. Cosa ne pensi di Aave? Conviene investirci secondo te? È ottima come piattaforma, come investimento considera che il prezzo è parecchio alto in questo momento. Ecco, mi è saltato ancora tutto. Dunque, adesso andiamo a vedere i grafici. Leggo l'ultima domanda. Ciao Luke, detenere varie cripto inferiori a 51k su crypto.com deve essere dichiarato oppure non serve? Deve essere sempre dichiarato, non c'entra la soglia. Mi raccomando, se volete fare le cose per bene, bisogna dichiarare tutto quello che si detiene su piattaforme estere. Fate i bravi, fate i bravi. Allora, grafici. Sistemiamoci bene, teniamoci forte e andiamo a vedere Bitcoin. Tac. Partiamo da lui. Allora, noi ci eravamo lasciati col fatto che, vabbè, un po' di tempo fa avevo chiuso lo short di copertura. Vi ricordate il setup che stavamo seguendo del ritracciamento a blocchi e così via? Ecco, il blocco numero 2 è stato reclaimato a rialzo, segnale di chiusura, copertura short, segnale precoce di termine del ritracciamento. Tutto da manuale. Effettivamente c'è stato in seguito una prosecuzione rialzista e poi oggi questo effetto un po' inatteso, no? Dato da Elon Musk, dell'acquisto di Tesla da parte di Tesla dei Bitcoin, che ha dato un po' il colpo di grazia, ha riacceso i motori. Adesso che fare? Bella questa domanda, eh? Allora ve lo dico subito. Prima cosa da fare, andiamo a vedere i livelli di prezzo che si sono formati nell'ultimo periodo. Allora, ne abbiamo uno qua, guardate, questo clusterino, che tra l'altro è una propagazione di questo cluster pool di offerte intraday, che se vi ricordate a sua volta era una propagazione di un cluster intraday. Eccolo, guardiamolo. Allora, cluster intraday era nato, secondo me, da qui addirittura. Poi si era propagato in questa prima fase, era il nostro entry short, se vi ricordate, facciamo un po' un throwback qua. Si è propagato a pool di offerta giornaliero qua sopra e adesso questo pool di offerta si ripresenta sotto una forma ancora diversa che è quella di cluster di prezzo. Resta di fatto che il livello 37,5 è uno dei livelli più importanti di questo range, ok? Perché, come vedete, si presenta sempre. Di fatto si è formato, poi ha avuto un paio di giorni durante il weekend di movimento non particolarmente direzionale. Poi guardate qua, tac, non a caso, proprio lì in quel cluster lì ci è andato a pescare, tac, l'ha preso, assorbito, guardate la domanda sotto forma della lower shadow, poi ha chiuso così e poi oggi via, si parte per via appunto della notizia di Tesla. Adesso, cosa abbiamo da tenere sotto osservazione? È discretamente semplice, perché abbiamo un'area che è delimitata dai top, quindi da questo e da questo, sostanzialmente confermata anche da questo cluster, che è un po' grande, perché di fatto avremmo un pool di domanda qui. Facciamo questo esercizio di disegnare insieme i livelli chiave. Pool di domanda qui, pool di domanda qui, cluster, perché questo poi si potrebbe andare a estendere fino al cluster, e poi abbiamo quest'altro livello, ok? Quindi abbiamo veramente una entry area gigante che va di fatto dai 37.000 ai 42.000. Si può definirla tutta quanta una entry area gigante, questa, boom, enorme. E quindi di fatto questa è questo è il primo setup long che ci si propone. Abbiamo la possibilità di entrare in tutto questo intervallo, mettere lo stop loss qua sotto e abbiamo un primo setup di tutto rispetto, perché non è brutto neanche tutto sommato il rischio rendimento, in quanto abbiamo un entry appunto distribuito qui dentro, uno stop loss sotto i 34.000, sotto a questo livello che vi ricordate era il range low di questo blocco, eccetera, eccetera, eccetera,
E poi è trend follower, perché di fatto siamo in price discovery, quindi è un setup da price discovery. Quindi immaginandoci la possibilità di continuare a rialzo così, vedete che assume delle sembianze molto interessanti. Ripeto, la negazione di questo setup e quindi di questo breakout sarebbe, io dico, il rientro in questa zona, perché perlomeno. Sì, cioè teoricamente la conferma sarebbero poi dei nuovi minimi, però capite già che se assorbiamo tutto questo breakout, quindi l'ultimo impulso, già è un brutto segnale se lo assorbiamo subito. Se poi andiamo a pescare dal nostro entry e andiamo a navigare addirittura qua sotto, insomma, abbiamo perso anche il breakout che ha dato il termine ufficiale, tra virgolette, dal nostro punto di vista, dalla nostra analisi, al ritracciamento, e quindi rientriamo appunto nell'ipotesi di ritracciamento. Io ci vedo questo setup al momento. Di short non ce ne vedo perché, ripeto, il macro è sempre estremamente rialzista. Abbiamo fatto un bel ritracciamento, quindi un'altra domanda che ci sta è: questo è giudicabile un ritracciamento? Abbiamo fatto un meno 30%, quindi ritracciamento. Sì, inteso come ritracciamento, adesso non so se qualcuno di voi è pratico tipo della teoria delle onde di Elliott, che a me non piace più di tanto, però è chiara in questo senso che si hanno 1, 2, 3, 4, 5 e poi 1, 2 e 3, ok? Una roba del genere. Questo meno 30% potrebbe essere uno di questi ritracciamenti, quindi non il ritracciamento vero e proprio, ok? Che insomma me lo aspettavo un po' più corposo. Quindi c'è sicuramente più terreno fertile per ripartire perché abbiamo respirato un po'. Però non abbiamo ancora sgonfiato per bene questa situazione di iperestensione. Detto questo, ci sta comunque il setup long, perché non è più come prima, che non c'era neanche un momento di respiro, qua almeno ce l'abbiamo avuto. E questo, a dire il vero, è tutto su Bitcoin, perché è molto chiaro, è molto trasparente come situazione. Ve l'ho detto, l'entry propagato in quella zona lì, lo stop loss in caso di riperdita di quel blocco lì e di ritorno nello scenario di ritracciamento, e basta, tutto qua per ora. Poi procediamo con le nostre altcoin, quindi con Ethereum, che, ecco, inizia a non essere più bellissimo, a dire la verità, perché questo costrutto rischia di diventare un costrutto di top. Non lo so, se dovesse fare un breakdown da qui, avremmo un primo segno di inversione di struttura, perché di fatto appunto facciamo un costrutto di top, e la cosa non mi entusiasmerebbe più di tanto, quindi non cercherei più il long in questa zona, a dirvi la verità. Prima era soltanto una flessione, ok? Adesso c'è il rischio di doppio massimo e quindi è un pelino più pericoloso. Attenzione, ok? Volendo. Se si vuole perseguire questa strada, questo rimane sicuramente un entry papabile con lo stop loss sempre qua sotto gli 0,0335 come visto negli scorsi live. Però ripeto, c'è questo costrutto che non è che mi convinca più di tanto, quindi preferirei attendere uno sviluppo ulteriore, cioè avendo già una posizione, se si ha già una posizione, si può o metterci, tenere lo stop loss e non andarla ad incrementare e vedere come si risolve, oppure anche chiuderla volendo, a discrezione del trader, di come uno preferisce essere posto in una situazione del genere. E poi attendere cioè un movimento un po' più aggressivo a favore della domanda, perché altrimenti, se dovessimo andare a perdere a ribasso questa neckline, non sarebbe bello. Ecco, un'altra possibilità, se si ha già aperta la posizione, è aspettare l'approccio effettivo qua, cioè se la perdiamo, ci chiudiamo sotto di fatto qualche candela giornaliera, allora ci sta uscire. Credo che anch'io mi potrei comportare così, almeno con parte della posizione, perché, ripeto, se questo si dimostra un costrutto di top, potrebbe iniziare una fase ribassista, il cui primo target potrebbe essere proprio 0,0335. Quindi stiamo a vedere. Mentre Link, andiamola a vedere, Link, non benissimo, perché guardate, insomma, ha perso questo livello, ok? E pertanto, per me è una posizione al momento da chiudere e quindi target
tanti saluti e arrivederci a Chainlink. È stato bello finché è durato, ero entrato qua dentro, più o meno, era una posizione piccola perché mi era stata fillata solo in parte, e poi dopo questa lateralità e dopo la perdita, in particolare la chiusura confermata qua sotto e la conferma di follow up del giorno dopo, insomma non stava più seguendo la struttura che aveva delineato. Oggi il follow up di offerta ha indebolito ancora di più la situazione, quindi questo non è neanche da entry secondo me, e basta, nel senso, al momento mettere in pausa Link, e in caso di reclaim di nuovo di questo livello si presenterà un'altra opportunità di long. E questo è quanto al momento. Di altcoin particolarmente entusiasmanti non ce ne sono tante. C'è Axie che sta pompando veramente un sacco, ma è un po', c'è un po' poco grafico per andarla a definire. Avevamo individuato questo livello di prezzo che avevamo detto, se eravamo qua, mi ricordo, se lo prende fa il retest è una possibilità di entry. Vabbè, è, come vedete, è una coin ancora poco liquida che fa delle shadow lunghissime, quindi bisogna fare molta attenzione. E di altro di appetibile, ve l'ho detto, al momento non mi sembra ci sia nulla. Poi ripeto, sono apertissimo a domande e a, al coin da andare a vedere, quindi mi raccomando, ditemi un po'. Solana, bene, andiamo a vedere Solana. Solana, Bitcoin, tac. Solana, eccola, brava Solana, bel ottimo suggerimento. Avevamo visto questo setup sul settimanale, guardate, cluster rosso di offerta ancora, abbiamo chiuso qua sopra e secondo me lo avevamo anche già retestato sul time frame minore. Qua, sì, giusto proprio un pelino, ecco, uno sfioro. In ogni caso, quest'area 12-14 mila sat, adesso la verdizziamo perché è un possibile entry. Ottimo, ottima osservazione su Solana, me lo salvo e mi sa che domani ve la condivido anche su Telegram, perché effettivamente è una bella bella osservazione. Grazie per la segnalazione, mi piacete un sacco. Allora, dove eravate finiti? Dogecoin? No, mi rifiuto di fare l'analisi di Dogecoin, mi rifiuto, sappiatelo. DOT mi sembra che ci stia caricando per un bel pump, l'abbiamo vista prima su Bitcoin DOT, perché di fatto sta affrontando i massimi, se buca i massimi su Bitcoin potrebbe farlo davvero un bel pump. Ma non ho capito, Ripple è definitivamente da accantonare? Ma vedi tu, nel senso, perché holdare Ripple? Cioè, perché investire in Ripple? Nessuna ragione. Io, per me, è sì, per me è da accantonare assolutamente. Grafico brutto, pump and dump, nessun particolare valore fondamentale, la causa con la SEC, cioè, bisogna un po' volersi male, dai, per andare a seguire un po' Ripple. Allora, dove siamo finiti? Vediamo un po'. Zillica. Zillica, che effettivamente è un progetto interessante ultimamente, c'è da dire, sul tema della scalabilità delle blockchain alternative è molto attuale con lo stato di Ethereum. E dunque, che dire, ha bottomato qua sotto, impulso rialzista, ritracciamento, altro impulso rialzista con higher high, ritracciamento di nuovo, che non mi piace molto perché questa cosa a me proprio non piace, non riesce a piacere, e adesso sta ancora affrontando un po' il suo nemico principale, che è la zona tra 211 e 288 sat, questa che vedete che su time frame settimanale è la zona più di resistenza. Quindi se si vuole attendere un'effettiva inversione, allora conviene attendere la rottura di quell'area lì, altrimenti si potrebbe utilizzare questo clusterino come possibile entry, ma per una posizione veloce, ok? In questo caso avremmo lo stop loss sotto al cluster o addirittura qua sotto, però beh, insomma, forse è già sufficiente, essendo una posizione speculativa, e il take profit però già qua, già da queste parti, ok? Quindi veramente speculazione, non so neanche se ne vale la pena fare posizioni del genere. Ripeto, per una cosa di più ampie vedute bisogna attendere, purtroppo essendoci questa punta un po' bruttino,
come operatività, proprio perché bisognerebbe attendere che tutta questa punta venga vinta e venga presa la liquidità e poi retestata magari l'area sottostante. Non lo so, non c'è di meglio forse dal punto di vista grafico, pur mi permetto di dire questo. Cake, allora, Cake, qua sicuramente è il nostro amico di Pancake Swap Italia, lo so, io lo so che sei tu che ti infiltri sempre e vuoi vedere Cake, però scherzi a parte, andiamolo a vedere. Pazzesco, mamma mia, cos'è sta cosa? Vola Cake, è allucinante. Poi non ci sono coppie di scambio al di là di Cake Boost e Cake BNB. Quindi anche è difficile valutarlo su Bitcoin, anzi non si può. Che dire? È una mina, sta andando come una mina. Abbiamo un cluster qua, poi abbiamo questo livello di supporto, non è un cluster, ma poi volendo c'è anche questo. Poi cosa abbiamo? Un clusterino qui, tac. E quindi, insomma, beh, seguirlo in estensione non credo convenga più di tanto. Che dire, si potrebbe aspettare durante il suo ritracciamento almeno in questa zona, non sarebbe male. Quindi vedergli magari fare un po' di inversione di struttura, poi pesca da qua, si costruisce il setup per cercare di seguire la ripresa, ovviamente a segni di domanda che fanno pensare che ci sarà una ripresa, uno stop loss magari da queste parti più o meno. E basta, e poi questo è un primo setup, altrimenti lo si reitera qua sotto. Però mi fanno un po' paura, ma i grafici così per aprire delle posizioni, altrimenti si farma. Che dire, forse il male minore è proprio farmarlo. Bene, amici, io direi che abbiamo rotto l'ora, abbiamo occupato tutto il tempo nel miglior modo possibile, abbiamo visto un po' di grafici, abbiamo commentato un po' la situazione. Io vi ringrazio ancora perché ho visto che molti di voi si continuano ad abbonare. Grazie a chi si abbona con Prime, con Amazon Prime, l'abbonamento è gratuito e mi fate una piccola donazione. Dovete solo ricordarvi di rinnovarla mensilmente perché con Prime è così, insomma, non si autorinnova, però è gratuita. Io vi ricordo mercoledì di essere sul pezzo perché ci facciamo una bella chiacchierata. Io spero che lo conosciate, se non lo conoscete lo conoscerete, con un ragazzo molto in gamba che ha creato da poco un canale dove anche lui parla di trading sulle cripto. Si chiama Emiliano di Afterside Crypto. E davvero, dategli a dare un'occhiata perché merita. Se non lo conoscete, abbiate pazienza fino a mercoledì perché facciamo una chiacchierata insieme io e lui in live e analizziamo un po' di grafici insieme con le vostre domande, come sempre. E quindi sarà ancora più divertente perché ci sarà un confronto a due teste più tutte le vostre. Quindi ci vediamo mercoledì, Clubhouse, adesso ci sto pensando se farlo, se non farlo, come farlo, insomma vedrò cosa combinare perché sto impazzendo con tutti questi social, veramente una follia clamorosa. Bene, amici, di nuovo vi auguro una buona serata, ci vediamo mercoledì, state sul pezzo e prenotate il vostro Cybertruck. Alla prossima, ciao a tutti!